Caispera, Caispera. Me acute? Ciao Maria, ciao Patrizio, ciao Futon, ciao Stefano. No, Calispera, ciao, Caispera, ciao a tutti. Ciao, Caispera, Calispera. Caispera. Ciao. Λοιπόν, στην Ελλάδα βρέχει, εμάς εδώ χιονίζει, στη Ρώμη δεν ξέρω πώς είναι, στο Παλέρμο μας είπε η Μαρία ότι... Έχει ενίκιο, αλλά είναι πάρα πολύ κρύο εδώ πέρα. Okay. Σε εμάς εδώ το έχει πιάσει κανονικά από το βράδυ χιονίζει αδιάκοπα. Λοιπόν, για να δούμε, θα μπει και στην παρέα μας ο Αντώνης. Buonasera a tutti, ciao Antoni. Ciao Ciao Antoni. carissima. Buonasera. Vabbè. Ah, tutto meglio Adesso adesso, meglio, no? adesso meglio, adesso meglio. Ok, allora. Va meglio? Io Vabbè, direi di partire, allora faccio io la presentazione, la nostra foto, una di ultima generazione a piccoli, giusto Patrizio, conosce qualsiasi erba selvatica che vive a Samos, adesso ci parlerà. Antoni, se Anna dopo... Cominciamo a preparare tiganite, se Antonis, come un esperto enologo di Samos, ci parlerà di Suma, di questo distillato proprio fatto con l'uva di moscato a Samos. E sicuramente il nostro, diciamo, protagonista di oggi è Stefanos Tsimenos. Faccio la presentazione in italiano. Stefano, καταλαβαίνει λίγο ιταλικά, έτσι θα μας μιλήσεις μετά ελληνικά εσύ. Έτσι. Λοιπόν, μας ακούς, Στέφανε. Στέφανε, ο ήχος δεν είναι πολύ καλό. Εγώ σας ακούω, αλλά θα προσπαθήσω να φτιάξω το μηχανή. Okay. Αν μπορείς να ξαναμπείς για να σε ακούμε καλύτερα. Κάνε μία δοκιμή. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι niente, il nostro amico Stefano Simenos che praticamente da un accanito viaggiatore e amante delle montagne dalla Grecia, di trekking, di arrampicate, ha creato Terrain. Lui praticamente è un mappatore di tutte le montagne e di tante isole e regioni della Grecia che possiamo trovare in qualsiasi punto, in librerie, in edicola in Grecia, che possiamo camminare. Allora, e lui ha fatto questo 3 anni fa, adesso si parlerà di questo progetto che ha creato in collaborazione con la regione del Nord Egeo, dei più grandi sentieri a Samo. 260 km. Cioè, una cosa che non si sanno tanti perché tutti pensano che Creta sarebbe la protagonista, diciamo, di tanti sentieri, però Samos è praticamente la prima come sentieri e escursionismo in Grecia. Una cosa che valorizza ancora di più Samos perché è un'isola veramente bellissima, verdissima. Adesso abbiamo occasione di sentire anche Maria e Patrizio che hanno visitato tante volte l'isola. Maria, nomizo ti che è sotto il microfono su. No, no, grazie. Tu che non hai più adesso, io almeno l'ho Ok. finito. Allora, partiamo da Fotò. Fotò, ti senti? Sì, vi sento benissimo, buonasera. Ok, buonasera. Allora, Stefano, a posto? Δεν ξέρω αν ακούτε, δεν είναι σαν σίγουρο την κατάσταση του ήχου. Ok, θα πλησιάζει όσο γίνεται πιο κοντά Ωραία, στο τάβλο, μιλάω ok, για να σε δυνατά. ακούμε καλύτερα. Ok, Ωραία. allora, τώρα θα μιλήσει καταρχήν η Φωτό. Φωτό, σ' ακούμε. Andiamo, Allora, Φωτό. io sono apicoltrice e produttrice di olio di oliva. In più cammino molto, cammino moltissimo, cammino più di un'ora al giorno e lo stimolo grande per queste camminate sono i miei cani, che ne ho quattro, come ho detto prima. Cammino molto spesso e quando cammino raccolgo diverse cose. Non è vero che conosco tutte le erbe di Samos, però ne conosco parecchie.
Quindi, qua ho fatto un elenco per non... un'erba medicinale che troviamo molto spesso, è molto frequente in Samos, è la salvia. Un'altra, la camomilla, in zone aride troviamo moltissime camomille. Poi la mentuccia selvatica, che è molto frequente e si usa anche come bevanda a Samos, molto spesso. In più si usa come aromatizzante per la suma. Timo, rosmarino, origano, santoreggia, gramigna, che è un'erba eccezionale per le infiammazioni, stregonia, iperico, tarassaco, equisetto. Equisetto, su tutte le torrenti si trova l'equisetto, è un'erba squisita, è una grandissima medicina per le vie urinarie, pulisce tutto. Crespigno, nepeta, pettine di Venere, i papaveri, il finocchio selvatico, molto frequente, senape, boragine, malva, cicoria, asparagi selvatici, sambuco e più le orchidee che si trovano dappertutto, ci sono più di 25 specie di orchidea selvatica. Non si toccano, non si tagliano, non si tolgono, non si raccolgono, sono solo da vedere. Dunque, di queste erbe, alcune sono commestibili, quindi le raccogliamo e le portiamo in cucina a bollire solitamente, con altre possiamo fare diverse preparazioni. E ho qualcosa qui... fai tu, adesso ti spieghi cosa fanno. Sono ricette dalla nonna queste, no? Sono ricette della nonna, sono ricette che ho cercato in parecchi anni di preparazioni e in parecchie, quando ho avuto qualche bisogno di, diciamo, medico, perché io non uso più medicina convenzionale da almeno 15 anni, quindi quando c'era un problema, cercavo l'erba per aiutare a risolvere. La preparazione più frequente a casa mia è l'oleolito o oleolita, che vi faccio vedere qui. Ecco, questa è camomilla in olio. Ok? Vedete un po'? Riuscite a vedere? Sì. L'oleolita è un modo di estrarre le proprietà, i principi attivi di un'erba in un olio. Io uso l'olio di oliva e quindi puoi usarla come medicina per quello che ci serve. Qua ho origano in olio. Sempre olio extravergine raccolto a Samos, giusto? Sempre olio extravergine di oliva, spremuto a freddo, di ottima qualità. La nostra pelle, il nostro corpo merita il meglio. Qui c'è calendula selvatica raccolta nelle colline di Samos. E questo, vedete, non so se riuscite a vedere, è rosso rubino, è rosso sangue. Questo è iperico. Come si chiama? Iperico. In greco si chiama balsamo, balsamocorto. Okay. Balsamo. Ti spieghi come si fa questo balsamo? Sì, balsamo. Come tutti gli oleoliti, viene raccolta l'erba. Alcune, come la camomilla, va essiccata, se no produce funghi ed è da buttare. L'iperico invece, visto che abbiamo bisogno del polline della pianta, si usa fresco. Si mette in barattoli come questi qua che vi ho fatto vedere. E si mette l'erba, si aggiunge olio di oliva e si mette in luogo buio, senza luce totalmente,
per almeno un mese. Ed è tutto qui, poi si filtra e si usa. Ok. Io vorrei fare una domanda a Fotò. Dimmi una cosa, Fotò, ma questa è un'abitudine proprio di tutti, tutte le famiglie, Samo, che usano praticamente tutte queste spezie? Non saprei se è di tutti, però sicuramente è di molti, di moltissimi. Voglio dire, molto diffusa, diciamo, lo usano sì, tanto. Sì. Sì, sì. Anche tante persone giovani, non soltanto di vecchie generazioni. Insomma. No, no, anche persone giovani. Tutti i miei amici, per esempio, fanno olio di iperico. È un medicinale eccezionale, bisogna averlo in casa. Okay. Per dolori muscolari, per bruciature di pelle, fa cicatrizzare la pelle perfettamente e aiuta i muscoli a... rinsanirsi dopo grandi fatiche o dolori. Molto bene. E Patrizio, tu lo sapevi questo? Che hai visitato l'isola, va bene, l'isola di Samos, diciamo che secondo me è un'isola degli ultimi anni, un simbolo, diciamo, di tante fatiche, cioè, ha dimostrato che praticamente è molto accogliente, molto umana, no? Guarda, hai detto no, non ti sentiamo, Patrizio. Dai, okay. Mi sentite sì. Così? Okay. Aspetta che alzo un pochino il volume, ecco. Sì. Così meglio? Allora, sì, è un'isola dai tanti aspetti. Adesso ho sentito l'amica Fotò, questa natura di Samos è veramente uno degli aspetti che più mi hanno colpito. Patrizio, scusami, sì, un pochino più lontano il microfono perché non... E ti va bene? Così va bene? Alza un po' la voce. Allora, dicevo, una delle cose che più mi hanno colpito le volte che sono stata... No, così non si sente niente, Patrizio. E non so come fare. Sì. Allora, così? Prova. Uno, due, prova. Ok. Ci siete? Mi sentite? Sì. Allora. Dicevo, questa natura di Samos è una natura molto preponderante, specialmente nel centro dell'isola. Ci sono questi boschi straordinari, queste zone nascoste anche al turismo, se vogliamo, no? Quindi è un'isola dai tanti aspetti. Tu hai menzionato anche l'aspetto umanitario, per chi non lo sapesse, ma qui credo lo sappiamo un po' tutti. Samos è molto vicino alla costa della Turchia, quindi negli anni... dal 2015 in poi ha dovuto fronteggiare un'importante ondata migratoria che continua anche adesso, non è finita dalle coste turche, nonostante gli accordi appunto tra Turchia e Unione Europea, il flusso dei migranti non si è mai interrotto, così come non si è interrotto a Kos, così come non si è interrotto a Lesbos. E ricordiamoci che la Grecia nel 2015 e negli anni successivi ancora affrontava la più grande crisi finanziaria della sua storia moderna, una crisi umanitaria, eppure anche in quel contesto l'isola di Samos e le isole dell'Egeo orientale hanno dato una prova di grande umanità. Quindi ecco, è un'isola sicuramente speciale. Io vorrei, così, proprio a livello aneddotico, mi piace ricordare una cosa che per me personalmente ha avuto un significato simpatico. Il mio cognome, Nissirio, viene da Nisiropoulos, che era mio nonno, originario dell'isola di Nisiros, e quindi a Samos ho incontrato il mio gemello greco, cioè io ho un cognome greco-italianizzato, lui ha un cognome italiano-grecizzato, si chiama Apostolos Sikelianos, perché i suoi si chiamavano siciliano, ed ha un bar, che vi consiglio, che non è proprio un bar, è una specie di capanno a Karlovassi, che è un posto bellissimo sulla spiaggia, dove si incontra gente di ogni parte del mondo, dagli australiani ai californiani, italiani naturalmente, francesi, tedeschi e chi più ne ha più ne metta. Quindi un posto cosmopolita in una spiaggia sperduta, e quindi un posto che raccomando sempre a tutti. Quindi ecco, per quello che mi riguarda, l'isola di Samos ha mescolato questa scoperta generale e anche queste cose più personali,
Tra l'altro, lì ho avuto un'esperienza, siccome mia nonna era cresciuta in quella che chiamava rigorosamente Costantinopoli, sapeva leggere i fondi di caffè. Quindi una cosa che io ho imparato da ragazzino a leggere i fondi del caffè, l'eutoflizzani, come si dice in greco, e a Samos in una taverna lessi la tazzina a un amico e collega giornalista, e non lo so che non ci crederete, ma ho azzeccato la profezia. Ma non a livello generale, ma a livello molto particolare, e dissi che qualcosa nel suo futuro riguardava la Groenlandia. All'epoca abitavamo tutte e due a Londra, e 15 giorni dopo, 20 giorni dopo, il giornale le chiese di andare a fare un reportage in Groenlandia. Ora, io di solito non credo a queste cose, però ho questa faccenda di leggere la tazzina, che è una tradizione molto antica, evidentemente da qualche parte ha un appiglio magico che collego appunto a Samos, perché questa lettura avvenne su una spiaggia di Samos, per l'appunto, su una taverna in spiaggia. Quindi è un'isola per la quale ho una grande simpatia, un grande affetto. Grande, grande. Allora, foto, cosa si può aggiungere come delle tue magiche? Ho qui da farvi vedere un pezzettino di cera d'ape purissima. Cos'è? Non ho capito. Cera d'ape. Ah, ok, cera d'ape, sì, ok. La cera d'ape, aggiunta agli oli preparati, fa delle creme da usare sulla pelle, bellissime. In più, vi faccio vedere un po' di miele di Samos. Samos ha la peculiarità che non può avere un miele, come dire, di una sola cosa, come di solito troviamo miele di erica, miele di timo, miele. Samos non può avere questo, perché la natura, c'è una biodiversità così grande che le api certamente non possono scegliere una pianta invece di un'altra. Quindi nel miele di Samos si trovano almeno, da analisi chimiche, almeno 45 e più piante, polline di piante, nettare di piante. Ok, ma quanti apicoltori ci sono ufficialmente sull'isola? Ufficialmente il numero è attorno ai 120, però non sono tutti professionisti. Sì. Visto che Samos offre tutta questa bellissima natura, ci sono tante persone che hanno pochi alveari giusto per la famiglia. Bene. Capito, Patrizio? Sì. Chilometro zero. Sì. È molto interessante questa cosa che usano ancora di fare questa con le erbe praticamente autoctone dell'isola, tutte spezie di liquori, di creme, di balsami, no? Secondo me è molto interessante, non lo sanno tanti, perché sono stati tanti servizi anche giornalistici, ma non fanno a raccogliere questi particolari, diciamo. Posso dire una cosa? Sì, sì. Purtroppo questo destino... Non si sente, Patrizio. Annaggia. Dicevo, questo destino è un po' il destino di un sacco di prodotti naturali in Grecia, che sono straordinari per qualità e varietà, ma spesso non hanno l'esposizione internazionale che meriterebbero. Penso anche a prodotti commerciali, queste sono cose meravigliose che ovviamente sono prodotte a Samo in un numero piccolo, forzatamente. Sì, sì, sì. Ma se pensiamo anche per esempio a prodotti di grandi case greche come Cres o Apivita, che sono prodotti di grandissima qualità, in larga parte con base naturale, non hanno il successo internazionale che meritano. Certo. Perché io ogni volta che vado in Grecia faccio scorta di qualunque cosa, in particolare di Apivita, ma in Italia si trova in tre farmacie in giro per l'Italia. Ed è un peccato, perché sono prodotti che meriterebbero altre espressioni. Lo stesso dicasi, anzi le cose stanno cambiando, come sapete, con il vino greco, che ha raggiunto ormai dei livelli di qualità notevoli,
ma ancora stenta ad affermarsi anche sul mercato europeo, non dico quello mondiale, ma anche quello europeo, ancora non ha, diciamo, l'apprezzamento che meriterebbe. Sì, è che ogni isola, come l'isola di Samos, è una delle isole che è molto autonoma, capito, dal punto di vista di tanti prodotti, è autosufficiente, diciamo. Noi conosciamo tantissimo il vino dolce di Samos, ma Antoni, ci sono tantissime altre cose, non lo so come ape, come distillati, come, no? Anche i cosmetici adesso, a base dell'olio che fanno a Samos. Buonasera a tutti, buonasera anche da noi. Benvenuti a Samos. A Pisagorio. A Pisagorio, per essere precisi, mentre Fotò sta a Mitilini, molto vicino a noi. Devo ricordarmi di aggiungere diversi dettagli sul discorso di prima. Esempio, l'argomento sui profughi citato prima, l'ultimo anno il numero degli influssi è stato molto ma molto limitato grazie al Covid, grazie tra virgolette, però per essere più sicuri possibile, praticamente i confini sono stati sigillati dalla Turchia. Adesso praticamente il numero dei profughi che passano in Samos è limitatissimo, punto qua. Okay. Su quanto riguarda, chiedo scusa, è un argomento fuori da me, però devo dire, visto che parliamo di Samos, no? Poi un'altra cosa da dire, che sull'argomento di prima, su Samos, che ogni isola, non solo Samos, ogni isola per diversi secoli era un'entità autonoma, produceva per sé, anzi erano, la maggior parte delle isole erano in grado a esporre i propri prodotti, non importare, no? Grazie a Dio, essendo un'isola molto grande rispetto ad altre, molto vigorosa come natura, ancora sta in grado a produrre una varietà grande di prodotti, sia consumare in situ che anche esporre. Questa vigorosità è stata notata fin dall'antichità, non è stato il caso di scegliere quest'isola come la patria della dea Era, madre degli dei, Giunone, la divinità dell'abbondanza. Non è stato per niente casuale. Quest'isola è stata tra quelle più effervescenti, più vigorose dall'antichità proprio, finora ovviamente. Allora, non solo olio, non solo uva, non solo miele, erbe, questo è il periodo delle distillazioni. Posso accennare due o tre argomenti sulla distillazione, come una produzione parallela alla vinificazione, o anche secondaria direi. Come è nata questa cosa? Hanno notato fin dall'antichità che quello che rimane dopo aver spremuto l'uva, quelle parti solide, la buccia, il seme, delle volte anche i grappoli che rimangono in questa massa, viene fermentata, no? Il problema è che questo tipo di vino che viene fuori da questa fermentazione non è conservabile, la gradazione non è così alta per conservare questo prodotto. Quindi hanno dovuto trovare un modo per rendere questo prodotto conservabile. Sembra che il metodo più facile era distillare questo tipo di vino e prendere questo prodotto e usarlo non solo come bevanda, ma anche come medicinale.
come si fa con una varietà di erbe. Così, così più o meno è nata la storia della destinazione. Adesso, distillazione delle vinacce, no? Che vengono fermentate ovviamente. Questo è un processo che dura, la preparazione, no? Dura più o meno 30-40 giorni, dopo aver spremuto l'uva per prendere il mosto ovviamente, 30 fino a 40 giorni di fermentazione in barricche, vengono distillate e il prodotto, praticamente la grappa prodotta in Samo, si chiama Suma. A me mi rimanda un po' alla Soma, il riassunto praticamente di questa storia, che in Samos una differenza base rispetto al resto del tipuro prodotto nell'ambito greco è di una gradazione più bassa, tra 25 fino a 35-38 massimo gradi di alcol. Però è molto caratteristica, essendo una distillazione di uva moscata, quindi un carattere molto, molto particolare, perché l'uva moscata e soprattutto quella che viene prodotta nell'ambito Samos, delle volte nel passato credevano fosse un ceppo a sé, invece no, è un'uva moscata che è crescendo in Samos, in questo microclima qua, dà questo carattere particolare. Adesso, okay. Se parlo scusa troppo mi fermate, no? Sì, Patrizio, sì? Tu non l'hai trovata, insomma, no? La Suma io non ho mai bevuto quella di Samos, ma ho bevuto molta di quella di Rodi. Non so se non si sente, Patrizio, non si sente. Allora, mi sentite? Scusami, Antoni, ci sono... La esportano questo distillato di Samos o una cosa locale proprio? Guarda, adesso si trova una via di mezzo, direi. Una via di mezzo. Adesso cosa c'è? Esistono dei produttori in quasi tutti i villaggi, anzi distillatori, però a livello contadino, se non sbaglio saranno una cinquantina intorno a Samos, hanno tutti un apparecchio che conta, se non sbaglio, 130 litri ciascuno e distillano in tempi molto precisi, perché si tratta della produzione di alcol, quindi devono prendere in tempi brevi il permesso dalla dogana. Adesso la Suma e la grappa nostra viene prodotta anche da distillatori più grossi, quindi la produzione che è passata ormai anche distillatore, adesso viene esportata in Grecia, insomma, diffusa in Grecia, ma anche esportata all'estero, e l'ultimo passo, e questo secondo me è più importante di tutto, se non sbaglio Margherita aveva fatto cena al nostro incontro di luglio alla cooperativa, la cooperativa di Samos sta entrando proprio nel campo, adesso si trovano in una fase di sperimentazioni, è questione di tempo di produrre ai livelli della cooperativa ormai. Ok, molto bene. Vorrei un attimo fare parlare la nostra Maria, la professoressa. Maria, che cosa ti lega con Samos? Dimmi una cosa. Se qualcosa che... Ero distratta, scusi. Come? Mi ero distratta. Ok, allora che cosa... Stavo ascoltando e non pensavo. Ok. Stavo ascoltando della grappa, del distillato, della Suma, e non pensavo più a me. Sì, sono okay. Qui. Che cosa ti pronto? Lega con l'isola di Samos? Ma sicuramente la mia amica Eri Rizzo, che abita a Samos, che è una scrittrice, e che è la figlia di Rizzos, che io amo molto, e quindi anche Rizzos, che alcune delle sue opere le ha scritte lì, per esempio
una parte delle Panalipsis, ripetizioni, sono state scritte lì. Quella, la prima parte che sono del 63-65 e l'ultima parte del 69, quando era al confino durante la dittatura militare. Certo. Ma mi sentite? Io non mi sento bene. No, no, ti sentiamo, sì. Anche perché Rizzo ha fatto l'esilio lì nella vicina Icaria, che è un'altra isola proprio di spirito combattente, no? No, è stata proprio, no, lui era all'Eros in un campo di rieducazione nazionale e poi era lì a Samos nella casa di sua moglie nel 69, perché mentre era stato male, è stato operato e dopo lo hanno mandato a domicilio coatto a Samos. Infatti Eri raccontava che era sorvegliato a vista e che lei col padre usciva, facevano delle lunghe passeggiate e si divertivano a stancare, proprio a fiaccare la resistenza di quelli che li dovevano controllare. Facevano delle passeggiate, facevano dei giri viziosi e così i loro, diciamo, controllori si stancavano da morire, li seguivano sempre pensando chissà dove vanno, chissà perché, e poi invece loro facevano solo delle innocenti passeggiate. E lei me l'ha raccontato con molto gusto tutto questo. E tra l'altro Eri ha scritto nel 2004, ha pubblicato una novella che si chiama Iatrostis Eparchias, il medico di provincia, che sta per essere tradotto, sarà pubblicato in italiano da una mia allieva che è ora una giovane professoressa. Lo sta preparando adesso, no? Sì. Okay. Ha conosciuto Eri a Palermo 2 anni fa e sono diventate anche amiche corrispondenza dopo quel giorno e così le darà anche una mano. Bellissimo, bellissimo. Aspettiamo con l'ansia a leggerlo anche in italiano. Allora, io direi un attimo che facciamo un po' di ordine. Antoni e Anna, voi andate verso il tavolo che cominciamo a impastare le tiganite, no? Cominciamo. Perché io adesso comincio a parlare anche tu. Eleni, mi permetti? Sì, prego. Prego. Vai. Abbiamo perso... Ah, sì, scusami. Una cosa, un dettaglio bellissimo. Sì, mi sentite adesso? Sì. Mi sentite adesso? Eleni? Sì. Vai. Sì. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Ok, grazie. Un piccolo dettaglio solo sulla vita di Rizzo, sulla presenza di Rizzo in Samos. A parte le sue opere letterarie, che ovviamente è grandissimo, non è, Maria è molto più esperta di spiegare. Rizzos ha lasciato delle tracce su ceramiche che dipingeva con la sua mano. Esiste un laboratorio di ceramica a Karlovasi, dove esiste una piccola raccolta di piatti che ha decorato lui stesso. Ed è una meraviglia. A me mi torna praticamente la stessa essenza che arriva fuori dalle sue poesie nella versione pittura, come pittura su piatti. È un dettaglio veramente che non tutti conoscono, tra l'altro. E lui dipingeva anche le pietre, le radici, e la pittura era un'altra delle sue doti, perché ci sono tantissime pietre che ha dipinto e anche radici dipinte e scolpite. Infatti, sì. Tantissime. Casalieri è piena di queste pietre e di queste radici. Sì. Ok. Patrizio, non lo so, vuoi lasciare perché... Io, scusate, ma devo andare, che sono al lavoro. Quindi vi saluto, mille. Spero di tornare a Samos quanto prima. Sì. E anche in Grecia, da qualche altra parte, visto che adesso è diventato tutto così difficile.
Ma insomma, spero veramente che Samos dall'anno prossimo torni a essere una destinazione. Sì, assolutamente. Speriamo, dopo la vaccinazione. Abbiamo un volo con Volotea dall'Italia, allora dobbiamo sfruttare questa bellissima occasione che c'è. Va bene, allora, buona serata a tutti. Ovvio, vi aspettiamo tutti quanti. Ciao. Ciao Patrizia. Allora, Anna e Antonio, cominciamo ad andare verso la preparazione del piatto di oggi. Prego. Mi sentite bene? Sì, visto che abbiamo parlato di miele, abbiamo parlato di suma, quindi della grappa e delle erbe meravigliose che ci sono qua, penso che dobbiamo parlare anche un po' di cucina e quindi ho deciso di preparare un piatto tradizionale che è stato trasmesso e viene trasmesso da generazione a generazione, si chiama tiganites, è un piatto semplice, può essere, diciamo che fa parte della panificazione di casa, quindi può essere preparato anche in Italia, in qualsiasi posto del mondo facilmente, con degli ingredienti molto semplici. Vi farò vedere un pochettino, Adonis mi aiuterà, io impasterò, però vi farò vedere anche gli ingredienti che metteremo. No, ma per fare capire al nostro pubblico italiano che sono tipo le frittelle all'italiana. Però sono tipo le frittelle all'italiana, sì. Però in Grecia, a Samos, specialmente, si usano praticamente o per fare la prima colazione, che tante volte sono salate o dolci, giusto Anna? Sì, si possono, si possono servire sia con il miele sopra o con il formaggio. Questa volta useremo anche il formaggio locale, quindi anche il miele. E anche il miele, allora, locale, sì. Okay. Si usa per la colazione, ma si usa anche quando c'è qualche festività. Okay. Proprio per riunire intorno al tavolo la famiglia e gli amici. Certo, bravissimo. Allora, io direi adesso di mettere in azione anche il nostro Stefanos. Antonis, sei pronto perché deve fare la traduzione? Ci saranno alcuni sottotitoli adesso in italiano perché il nostro amico Stefanos parlerà in greco. Posso dire una cosa prima? Come? Posso dire una cosa prima? Dunque, tiganite si facevano ogni volta che si faceva il pane, perché era la stessa massa del pane che poi si faceva velocemente in padella per far sfamare i bambini della famiglia. Un'altra cosa che devo dire è che io vi devo lasciare, e la terza cosa che devo dire è che domenica, se il tempo lo permette, faremo il sentiero Pandroso Profitis Ilias, che il signor Psimenos ha preparato, quindi gli vorrei dire, capisce un po' cosa sto dicendo? È tutto salinica, che me glielo dirò. Αυτή την Κυριακή, αν ο καιρός μας το επιτρέψει, θα κάνουμε την διαδρομή Πάνδροσο Προφήτης Ηλίας, οπότε να έχετε υπόψη σας ότι τα μονοπάτια θα μας αρέσουν πάρα πολύ και τα διατηρούμε κιόλας. Έχουμε πάντα μαζί μας κάποια εργαλεία και πάντα καθαρίζουμε λιγάκι. Ascolta Φωτό, ma quanti, ci sono tanti che frequentano i sentieri, anche delle persone locali, perché in questo periodo non c'è turismo. Sì, ma le persone locali camminano tantissimo, perché Samos, permette, se sei a Samos e non cammini, è un contraddetto, non esiste. Quindi sì, camminiamo e ci sono anche tante associazioni di hiking, ma anche persone senza che siano parte di un'associazione, come la nostra compagnia, che non è esattamente un'associazione ufficiale, però ci sono molte persone a cui piace camminare. No, ma siamo secondo me un parco naturalistico eccezionale. E praticamente se uno non cammina, non fa questi sentieri, perde proprio la bellezza autentica di Samos. È una piccola Toscana, direi. Tra Umbria e Toscana, secondo me, ecco. Perché all'interno di
sono le montagne, le cascate, i piccoli laghi, c'è una natura incredibile. E non rimani, non rimani mai con la fame se cammini a Samos. Adesso sei sempre da... Ci sono anche i funghi, credo, no? Non ancora, non ancora i funghi. Ma stamattina... un attimo che trovo la parola perché non, non la conoscevo. Ecco, stamattina mi sono sfamata con corbezzoli. Ah, ecco. Sono piccoli frittini rossi, buonissimi. Ascolta, non ha piovuto ancora, fate il bagno ancora a Samo, secondo me. Così mi dicono sì. Anche a Tony. Okay. Facciamo, i più coraggiosi, io no, sono freddolosissima, non faccio il bagno. Il mio compagno fa il bagno tuttora. Oggi ha iniziato a pioviginare un po' e aspettiamo le prime piogge, speriamo. Okay. Allora, partiamo con Stefano. Stefano... Vi saluto, grazie mille. Foto, grazie mille, ci vediamo presto, Fotò. Arrivederci a tutti. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτώνα, είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Okay. Chi viene a Samos mi venga a trovare a fare una bella camminata insieme. Assolutamente con te, facciamo una bella camminata e dopo impareremo con te di fare tutte queste buonissime cose. Okay? Preparazioni, molto volentieri. Buona serata. Grazie molto di Ghiriachi. Ah, ok, anch'io Maria con te. Aspetta, okay. Maria, adesso parliamo un attimo con Stefano perché... Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Ciao, ok. Allora, Stefano, calispera. Buonasera, Stefano. Buonasera. Buonasera. Allora, con Stefano adesso possiamo cominciare, ci saranno i sottotitoli e dopo Antoni farà la traduzione se ci sono domande e altre cose interessanti da chiedere al nostro maestro. E, έχουμε τη τιμή να σε έχουμε μαζί μας, έτσι, είσαι ένα γκούρου, ένα κομμάτι της Ελλάδας, πολύ, δηλαδή κάποιος που θέλει να μάθει την Ελλάδα, από άποψη νατούρα και μονοπάτια και τα λοιπά, νομίζω ότι είσαι ο πλέον ειδικός. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και σε ευχαριστώ που με έχεις εδώ στην όμορφη αυτή παρέα απόψε. Θα είναι η πρώτη φορά, αλλά όχι η τελευταία που θα είμαστε μαζί, γιατί πρέπει να εξερευνήσουμε και να μάθουμε στους Ιταλούς να μπορούν να εξερευνήσουν και εκείνη την Ελλάδα, μια Ελλάδα πολύ έτσι κρυμμένη θα έλεγα. Yeah. Παρτιάμο, Στέφανο, από πού θες να ξεκινήσεις? Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έχουν σηματοδοτηθεί 260 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο. Mm-hmm. Συνολικά είναι 40 διαδρομές. Δεν ξέρω αν θέλει να μεταφράζει ο Αντώνης ή αν... Τώρα έχουμε κάποια εικόνα, γιατί ναι, δεν φαίνεται καθαρά, αλλά τώρα θα δούμε. Οκ, okay, για να δούμε. Εντάξει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ. Οκ, okay, οκ. Okay. Πάμε. Αντώνη. Α, mm-hmm. Ωραία. Είναι και ο Αντώνης μαζί μας. Να μιλάω ναι. για να μεταφράζει. Οκ, οκ. Ωραία. Ωραία. Allora, secondo quello che ho sentito finora, Stefano si spiegava che finora sono ben tracciati e marcati 260 chilometri di sentieri, di percorsi su Samos. È un numero misto che viene composto da tra sentieri, strade sterrate e pochissimo di asfalto, però per lo più sentiero e strada non asfaltata, diciamo, sterrata. Sosta. Ok. Stefano? Αυτό είναι λοιπόν, όπως το είπε ο Αντώνης, είναι 260 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι σε μονοπάτι μες στο δάσος ή σε δασικούς δρόμους. Ελάχιστα τμήματα είναι αναγκαστικά σε άσφαλτο. Μιλάμε για 40 διαδρομές όλων των βαθμών δυσκολίας. Άρα απευθυνόμαστε σε όλους τους πεζοπόρους.
che sono state marcate ben 40 percorsi, 40 itinerari, che con una varietà di difficoltà, viene praticamente questo complesso di percorsi viene sarà accessibile da tutti i camminatori, da chi non vuole fare tanti sforzi fino a quelli che vogliono fare anche delle cose extreme. Ok. I περισσότερε, όλε οι διαδρομέ είναι ασφαλεί για όλου. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο επικίνδυνο. Ωστόσο, είναι ένα υπέροχο νησί η Σάμος που δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουν πεζοπορία ακόμα και αυτοί που έχουν απαιτήσεις, που είναι ορειβάτες, διότι η Σάμος έχει ένα ψηλό βουνό, τον Κέρκη, στα 1454 μέτρα και μιλάμε λοιπόν για ορειβασία πλέον, όχι απλώς για πεζοπορία. Έχουμε λοιπόν στην περιοχή του Κέρκη πολλές διαδρομές ορειβατικού χαρακτήρα. Okay. Un elemento principale sull'isola di Samos è la montagna, e anche la montagna alta, quindi è un'isola con un rilievo abbastanza intenso. Tutti questi itinerari offrono massima sicurezza, però possono offrire anche delle anche il godimento anche a delle anche degli sportivi, anche quelli che hanno proprio delle esigenze di una di un itinerario difficile, di un itinerario con delle difficoltà, diciamo così. Anche di arrampicate, quindi, perché, scusami Stefano, anche perché all'interno dell'isola di Samos esiste la montagna di Kierkis, che stiamo parlando di 1400 metri, no? Sì, esatto, sì. Ci sono queste vedute bellissime, panoramiche sul mare Egeo, che si sono sentieri praticamente mozzafiato, ecco. Guarda che in Samos, scusami se interrompo, in Samos una giornata bellissima, Dalla vetta di Kierkis si può godere tutta la vista sull'Asia Minore. Si può, una giornata limpida, si può vedere fino in fondo a Monte Athos. Guarda che connessione bellissima che abbiamo fatto con la puntata di prima, ma anche delle isole attorno. È la montagna più alta dopo le montagne di Creta, quindi Creta, immagina sì. Una... Sì. No, io allora Stefane, για μένα πραγματικά είναι εξαιρετικό που σε έχουμε σήμερα εδώ και θα σε έχουμε και σε άλλα live τα οποία θα κάνουμε και πιο ειδικευμένα θα έλεγα με ανθρώπους από το τουρισμό και τα λοιπά που ενδιαφέρονται και θέλουν να προβάλλουν μια άλλη Ελλάδα. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση όταν μου είπες ότι η Σάμος είναι πιο οργανωμένη ακόμη και από την Κρήτη. Ναι. Γιατί η ιδέα, τέλος πάντων, στην Ιταλία είναι ότι βασικά η Κρήτη είναι αυτή που έχει το πιο καλά οργανωμένο δίκτυο μονοπατιών. Όχι, είναι... lo dico anche in italiano così dopo traduciamo quello che mi risponderà. No, praticamente io parlando con Stefano, che adesso lui ci dirà, lui ha fatto i sentieri sia a Samos, sia ad Andros, a Sifnos, nel Peloponneso e tantissime altre mappature su tutta la Grecia che potete trovare, come dicevo prima, in tutte le librerie, come brand Terrain Maps. Allora, io ho sentito da lui e mi sono un pochino così rimasta, perché pensavo che Creta aveva la rete più, diciamo, organizzata dal punto di vista di sentieri, di trekking. Invece no, è Samos. Παρακαλώ, Stefano. Λοιπόν, το άλλο χαρακτηριστικό του δικτύου που λέγεται Samos Hikes
είναι ότι αυτές οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέουν μεταξύ mm-hmm. τους τα χωριά της ενδοχώρας της Σάμου mm-hmm. και έτσι ότι έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους ντόπιους, mm-hmm. να μπει στα μαγαζιά τους, ακόμα και να δει σαμιώτισες να κάνουν αυτό που κάνει η Άννα τώρα εκεί πίσω, να μαγειρεύουν, να φτιάχνουν με τοπικά προϊόντα τοπικές λιχουδιές. Και επίσης, αυτό είναι το ένα στοιχείο, και το άλλο στοιχείο είναι ότι συνδέουν, δίνουν την ευκαιρία στον πεζοπόρο να επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους. Εκπληκτικό. Πες μου κάτι, Στέφανε, πριν ξεκινήσουμε, πριν συνεχίσουμε, συγγνώμη, τη μετάφραση. Πόσο καιρό σου πήρε για να οργανώσει τέλος πάντων όλο αυτό το δίκτυο και τα λοιπά στη Σάμο? Μου είπες ότι ήσασταν μια ομάδα 8 ατόμων, οι οποίοι δουλέψατε για 3 χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια ήταν οι εργασίες, ένα χρόνο ήταν η μελέτη και η προετοιμασία, ο σχεδιασμός. Okay. Συνολικά πήρε 3 χρόνια όλο αυτό το έργο. Okay. Είναι 3 χρόνια τα οποία ήδη έχετε παραδώσει το έργο και είναι τέλος πάντων προσβάσιμο. Το έργο παραδόθηκε πριν από λίγους μήνες, ουσιαστικά ολοκληρωμένο. Α, πριν από λίγους μήνες, οκ. Allora, niente. Traduco la cosa. Allora, cioè praticamente un lavoro di 2 anni è stato aperto qualche mese prima della pandemia, insomma. Un lavoro, come dicevo, che un team di 8 persone ha lavorato per 2 anni per creare questa bellissima rete di 40 sentieri, però la cosa importante è che loro hanno creato questi sentieri che si possono le persone o passare o arrivare a visitare questi bellissimi paesini di Samos, che secondo me sono le cartoline, anche perché ci sono persone da conoscere, artigiani da conoscere, cioè possono arrivare e vedere la signora che prepara come fa adesso la nostra Anna, tiganites o il pane, o i piatti, diciamo, tradizionali. E l'altra cosa è che ci sono sentieri che arrivano proprio, ti fanno arrivare all'interno dei siti archeologici, che ci sono tantissimi a Samos, e tantissimi anche monasteri, έτσι. Και σε πολλά μοναστήρια, έτσι. Να πούμε ότι ο πεζοπόρος που θα έρθει να περπατήσει στη Σάμο, θα περπατήσει σε μία μοναδική φύση, θα περπατήσει και θα γνωρίσει μία εξαιρετική τοπική κουλτούρα και γαστρονομία και θα κάνει και μία υπέροχη βόλτα στην ιστορία. Mm-hmm. Είναι έτσι σχεδιασμένο το δίκτυο των μονοπατιών, ώστε ο πεζοπόρος να μπορέσει να έχει όλη αυτή την συνολική... Μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ταυτότητα της Άμμου. Από άλλους πεζοπορικούς προορισμούς, ως προς το ότι ταυτόχρονα είναι μια συναρπαστική βόλτα στην ιστορία. Η Σάμος, όλοι ξέρουν τον Πυθαγόρα, τον Αρίσταρχο, διατηρεί πολύ έντονα, πολύ χαρακτηριστικά, πραγματικά μαγικά, τα ίχνη του παρελθόντος της και έχουμε φροντίσει τα μονοπάτια να δίνουν τα σηματοδοτημένα μονοπάτια του δικτύου Samos Hikes, να δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να περπατήσει στην ιστορία. Molto bello. Antonis, dai, traduci tu che sei... che conosci me. Bene, bene. Sì, vabbè. Io... proprio l'entusiasmo, perché le cose che dice Stefano sono... Io sono tra quelli fortunati che ho trascorso una gran parte. Purtroppo è una... non solo compiere quest'opera grandissima è stato difficile, ma anche di fare tutti questi sentieri è veramente difficile. Io di persona sono 3 anni che durante l'inverno ogni domenica sono fuori per compiere uno di questi qua ed è impossibile, in 3 anni è impossibile compiere tutto. Quindi servono diverse visite sull'isola per fare tutto, per accedere a tutti questi posti. Quindi la visita a questa rete di sentieri non è solo al luogo, ma anche a una visita alla storia, una visita
alla vita vera, reale, proprio su, sull'isola, ed è puntata proprio alla, all'interno dell'isola, non alla, alla superficie turistica, ma una visita di sostanza proprio, sia la natura che la cultura dell'isola. Cultura è la storia, che è una... È la storia che non è povera. Un capitolo importantissimo della storia della Grecia. Ripeto, Stefano, ποιο είναι το μονοπάτι πιο συναρπαστικό στη Σάμο που, κατά τη γνώμη σου, αυτό που σε συναρπάζει εσένα, με την εμπειρία σου? Α, εδώ είναι περιορέξιος που λέμε. Πραγματικά και τα 40 μονοπάτια είναι παιδιά μου και τα αγαπάω όλα το ίδιο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Μαρία, καπίτο. Το πιο μαντάρε. Έπρεπε να πάρω εσένα, Ελένη, για να πάμε να περπατήσουμε ένα μονοπάτι μόνο. Θα μου έκανε πολύ δύσκολο. Δεν θα ήξερα τι να διαλέξω πραγματικά. Πόσο προπορείο, il mio più amato. Certo. Ok, quello tra Burliotes e Manolate, si tratta di un anello bellissimo, esiste un sottosopra, un dislivello di più o meno 200 metri, non è duro, però è di 95% in ombra, è praticamente un sentiero che si può fare nel cuore dell'estate, in caldo, solo che è completamente coperto, sempre in foresta e anche delle volte è sempre nel bosco, e anche trascorrendo anche dei piccoli ruscelli, quindi si può fare anche il bagno volendo, sempre in natura. Allora, una bella scoperta in questi percorsi sono i granchi che si trovano, che sono arrampicati dal mare fino in montagna, no? Sono i granchi questi ruscelli. Un altro, per me è stato difficilissimo, però è stata una scommessa personale di arrampicare sui cerchi, ovviamente. No? Per me è un obbligo, se posso dire così, per ogni samiota, di salire su. Ok. È come Stefano. Vivere ad Atene e non visitare Acropoli, no? Scusa. Allora, Stefano, pes un λίγο ακόμη, υπάρχει αυτό το που μου είπες, υπάρχει ένα, καταρχήν αυτό που είπαμε ότι σε κάθε πλατεία στις πόλεις του νησιού υπάρχει ένας μεγάλος χάρτης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή ακόμη και ένας που δεν έχει έτσι, υπάρχει πολύ μικρή εμπειρία από trekking και τα λοιπά, μπορεί να επιλέξει να κάνει κάποια μονοπάτια, έτσι δεν είναι? Στο ερώτημα πώς θα μάθει ο κόσμος αυτά τα μονοπάτια, η απάντηση είναι καταρχήν ηλεκτρονικά, στο site www.samoshikes.com και ο επισκέπτης που θα φτάσει στη Σάμο με αεροπλάνο, με πλοίο, θα βρει σε 10 κεντρικά σημεία της Σάμου μεγάλους χάρτες πινακίδες, ενημερωτικές πινακίδες με χάρτη, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά όλο το δίκτυο, όλες οι διαδρομές. Αλλά η βασική και μπορεί να βρει οπουδήποτε σε ξενοδοχεία και τα λοιπά στο χάρτη. Δεν έχει ακόμα παραχθεί διαφημιστικό υλικό. Η βασική πληροφόρηση είναι το site, οι μεγάλες αυτές πινακίδες και βέβαια ο πεζοπορικός χάρτης της Τερέν, ο επίσημος χάρτης που έχει όλο το δίκτυο σημειωμένο πάνω. Praticamente ci sta dicendo il nostro Stefano che ci sono 10 punti centrali, le città come Karlova, Sivasi, si possono trovare queste mappe, questi cartelli che spiegano tutti i sentieri. Pes mu kati, che vevea anche la guida Teren che si possono trovare in tutte le librerie dei colleghi, dicevo prima. Stefano, υπάρχει ένα QR code
που μπορούν να έχουν ξεκινώντας κάθε διαδρομή. Πώς γίνεται αυτό, δεν είναι... Αυτό δεν είναι QR code, είναι μια άλλη τεχνολογία, λέγεται NFC. NFC. Είναι σε περίπου 300 σημεία σκορπισμένα σε όλα τα μονοπάτια. Ένας αισθητήρας είναι, διδομένος πάνω στον πάσαλο, και αν πλησιάσει ο πεζοπόρος το κινητό του στον αισθητήρα, παίρνει πληροφορίες στο κινητό του για κάποιο αξιοθέατο, για κάποιο από τα βότανα που μας είπε πριν η Φωτό, για κάποια συνταγή, για κάποια ιστορία, για οτιδήποτε. Ok. No, mi diceva Stefano che praticamente ci sono questi tag NFC in 400 punti sui diversi sentieri, così uno si può scaricare facilmente tutte queste informazioni, trovare non soltanto informazioni sul sentiero, ma informazioni sulla città, sui paesini, sulle tradizioni, sulle archeologie che ci sono intorno in questi sentieri. È un bellissimo lavoro, bravo Stefano, complimenti, complimenti. Complimenti. Allora, αυτό είναι το, η άλλη πλευρά της Ελλάδας και η άλλη πλευρά της Ελλάδας με ανθρώπους που την αγαπάνε, γιατί εσύ έκανες το πάθος σου κατά κάποιο τρόπο δουλειά, έτσι. Έτσι, ναι. Μια προέκθεση πάρα πολύ όμορφη. Γι' αυτό και έτσι χαίρομαι τη δουλειά μου και χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα έργα για τα οποία κοπιάζουμε και τα οποία πιστεύω ότι πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν έναν τόπο να προσελκύσει οι επισκέπτες. Ακριβώς, ναι. Και αξιοποιείται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι, δεν είναι και εκτός σεζόν βέβαια, έτσι, γιατί δεν συζητάμε. Υπάρχει μια ομορφιά εκεί πίσω, έξω από την τουριστική βιτρίνα της που προσελκύει πολύ κόσμο βέβαια, αλλά υπάρχει ένας άλλος θησαυρός, μια άλλη ομορφιά, που δυστυχώς είναι κρυμμένη, χρειάζονταν αυτή η υποδομή, δηλαδή η σηματοδότηση και ο καθαρισμός των μονοπατιών και η έκδοση του χάρτη και του πεζοπορικού οδηγού, του ταξιδιωτικού οδηγού, για να μπορέσει ο κόσμος να τον γνωρίσει. Και ακριβώς, η πεζοπορία δεν γίνεται εύκολα με ζέστη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπε, Ελένη, ότι η Σάμος έχει τώρα την ευκαιρία να επεκτείνει την τουριστική της περίοδο, να γίνει και την έλεξη και το φθινόπωρο. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα, πες μου κάτι, δηλαδή τη σεζόν από πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε μέχρι πότε να κάνουμε αυτά τα μονοπάτια. Η Σάμος είναι ένα ευλογημένο νησί, ένας ευλογημένος τόπος. Το γεωγραφικό σημείο στο οποίο βρίσκεται επιτρέπει ουσιαστικά την πεζοπορία 12 μήνες το χρόνο, με εξαίρεση μονάχα τους καλοκαιρινούς Ιούλιο και Αύγουστο που κάνει ζέστη, που και πάλι μπορείς να πεζοπορήσεις, αλλά τις πρωινές ώρες ή τις απογευματινές. Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, την Κυριακή θα πάνε στη διαδρομή του 23 Πάνδρου και της Ηλίας, χωρίς να δυσκολευτούν. Allora, mi dice Stefano che praticamente Samos, va bene, nord per la Grecia, però siamo nello stesso parallelo di Palermo, Antonis, giusto? Per capire. Proprio uguale, stessa latitudine. Sì, stessa latitudine. Più o meno Stefano mi dice che 12 mesi l'anno possono fare... Bravo, ok. Adesso... Ok. Bravo, bravissimo. All'altezza di Atene... Possono fare i sentieri 12 mesi l'anno. Va bene l'estate, a luglio, agosto, che fa troppo caldo, però come avete sentito, da 40 sentieri potete... fare alcuni sentieri che sono meno, diciamo, esposti al sole, che ci sono a Samos. Però la cosa importante, che me lo conferma anche Stefano, che come tante isole, come tutta la Grecia, offre non soltanto la natura, ma anche questa umanità. Cioè, quello che dicevamo prima, che il sentiero passa all'interno del paesino, che si vedono i caffenio, le taverne. Allora, tutto questo, il panificio, l'artigiano della ceramica,
un'altra cosa di Samos, che ci sono tantissimi artigiani di tantissime cose, la ceramica dopo la regina di questi, che offrono questa possibilità, il contatto umano, questa è la bellezza di Samos e di tutta la Grecia. Io volevo chiedere una cosa. Un altro... Ma... Oxismaus, mi erotisis, tus exidice menus. Oxismaus, δεν επηρέασε καθόλου αυτή την δραστηριότητα, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα στα μονοπάτια μετά από το σεισμό που ήταν τόσο βαρύς. Τραδούτσι του, Αντώνη. Sì, posso anche tradurre, το είπα στα ελληνικά, μπορώ να το μεταφράσω στα ελληνικά. Volevo sapere se ci sono... Se ci sono pericoli, se c'è stato qualche problema per questi sentieri e per questa attività di appunto di passeggiate così ecologiche gradevoli dopo il terremoto che è stato così rovinoso. Δεν έχουμε αναφορές για προβλήματα στα μονοπάτια. Ωραία, τουλάχιστον. Όποιος πεζοπόρος περπατάει μπορεί να στείλει ένα report αν δει κάπου πρόβλημα, αν μπει στο site του Samos Rides. Υπάρχει ένα πεδίο report problem και εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κάτι. Ο σεισμός δεν είναι κάτι που απειλεί τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια τα απειλούν η πυρκαγιά, τα απειλούν οι ίδιοι άνθρωποι που πετάνε σκουπίδια, τα απειλούν το απειλεί το πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, που λέγεται, ας πούμε, πανδημία τώρα, δεν μπορεί να ταξιδέψει ο άλλος εύκολα. Ο σεισμός μέχρι στιγμής είναι, δεν μας έκανε ζημιά. Χτύπα ξύλο. Sì, sì. Allora, Stefano ci ha spiegato che lo sisma non ha influenzato, anzi, non ha fatto danni a questa rete di sentieri. Quello che è pericolo, quello che è pericoloso ai sentieri è l'attività umana. O incendi, o ripeto, io torno di nuovo all'attività umana, ci sono dei comportamenti che non sono compatibili. Diciamo. Sì. Un'altra cosa da dire. Ai sentieri, sì, sì, esatto. Posso aprire una piccola parentesi su quanto riguarda il terremoto? Samos, durante i tempi, ha dato dei sismi grossi, però non disastrosi. Samos, praticamente, ogni 100 anni ha una scossa grossa, però l'ultima volta che è successo, nel 1904, ci sono state ben 2 vittime dopo una scossa di questo genere. Pure. Ad altri posti, scosse di questa grandezza, a un altro posto magari sarebbero veramente disastrose. No? E chiudo questa parentesi. E torno di nuovo ai sentieri. Mi permetti, sì. Elena? Eleni? Sì. I sentieri come modo e stile di visitare soprattutto hanno da fare con la velocità camminare. Secondo me questo è il modo più bello in assoluto a visitare un posto. Camminando si può veramente avere il contatto con un posto. Aria aperta, sì. Sì. È la velocità giusta per incontrare sia la natura che la cultura rispetto e la storia di un posto, cioè cavalcando una moto magari, una macchina, scorrere molto velocemente un posto, veramente non arrivano certi messaggi, però non tutto quello che dipende sempre dalle esigenze, dipende sempre da cosa uno aspetta visitando un posto, no? Sì, sì. Molto bene. Stefano, sì, Anna. Se permette, Anna vuole aggiungere. Volevo dire a proposito dei sentieri che nel momento in cui li percorri, incontri persone. Puoi incontrare
puoi incontrare persone che hanno animali sulla strada. Quindi anche se lo straniero non sa il greco, in qualche modo c'è il contatto umano. Lui cerca di spiegare qualcosa con i gesti, come può, tu cerchi di capire qualcosa, un sorriso. Quindi è una cosa veramente da fare, sì. Chi viene qua deve assolutamente percorrere questi sentieri, sì, è veramente bellissimo. Lascio la parola a Stefano. Stefano, να δούμε λιγάκι τώρα τη συνταγή της Άννας. Και αν θέλει να προσθέσει κάτι, σε ακούμε. Είμαστε εδώ. Μαρία, και εσύ το ίδιο. Va bene? Sì. Ok. Grazie. Τηγανίτες έχει φάει, Μαρία, στη Σάμο. Ναι. Όχι μόνο στη Σάμο. Ah, ναι, va Κάτι, bene, τηγανίτες. μήπως αλλάζουν όνομα, αλλά περίπου τα έχω δοκιμάσει κι αλλού. Δεν είναι ίδιες με τις τηγανίτες που Με τρώμε σε άλλα συγχωρείτε. μέρη της Ελλάδος, με την κανέλα και το μέλι, έτσι. Καλά, Σάμος τις κάνει και με τυρί, που είναι ναι, με τη καταπληκτικό. ρίγα, Με τη ναι. Μάρια, όχι άλλο Έφαγα, πράγμα. Allora. έφαγα. Και στην Στη Κρήτη Σάμα τι ήμουνα, ναι. Και στην Κρήτη βέβαια άλλο, Vai, αλλά Anna, vai, όλα καλά vai. είναι. Quindi, Vediamo. ci Nessuno è sono. qui come Stefano, Ci la sono. cambiamo di... Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Ok. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανε, δείξε μας πάλι τον οδηγό, έτσι, την κοπερτίνα, για να την... Ο Χάρτς, αυτό είναι, Questa è la mappa, una delle tante mappe. Πόσε τέτοιου χάρτε έχει βγάλει για την Ελλάδα, πόσα μέρη τη έχει. 115 πεζοπορικούς χάρτες Okay. για όλη την Ελλάδα. 115 mappature di questo genere per fare trekking, mono trekking, gli nomizzo che ti pachi che gli apodilato. Έχουν μέσα ό,τι ποδηλατική διαδρομή υπάρχει. Είναι όμως και τουριστικοί χάρτες. Έχει όλα τα αξιοθέατα, τις παραλίες, όλα όσα Si αναζητάει. possono trovare 115, mi hai detto? Stefano, 115? Ναι. Ok, 115. Μπορεί να τους δει κάποιος στο site www.terrainmaps.gr. Εκεί θα το Ok, δει. do tutte le informazioni dopo che uno si può trovare. Ci sono in tutti gli aeroporti, all'aeroporto di Atene ci sono, perché c'è il negozio, la libreria Public, credo, no? Che sono in vendita, Αλλά giusto? και, ναι, και μπορεί να τους βρει κανείς και στη Σάμο βέβαια σε πολλά σημεία, στο Ναι. μαγαζί του Αντώνη βέβαια, σε πολλά σημεία Ok. και στο site της Τερέν. Ok, Στέφανε, εγώ σε περιμένω σε κάποιες από τις επόμενες live που θα κάνουμε, έτσι, γιατί θα γίνεις φίλος. Θα το χαρώ Θα πολύ. γίνεις Εμείς σε φίλος, περιμένουμε θα σε φέρνω πιο κοντά στην Ιταλία. να έρθεις για πεζοπορία. Σε Τι, περιμένουμε. πρώτο. Ok. Grazie mille. Ciao, Stefano. Ciao, ciao. Πάμε, Ciao Anna, πάμε να Stefano. κάνουμε Ciao Stefano. τις Spiego un po' la ricetta. Prima di tutto ci sono due tipi di tiganites. C'è quella in cui si usa l'uovo e quella che si fa nel periodo di magra, come si dice in Italia, che sono i 40 giorni prima di Pasqua o 40 giorni prima di Natale, in cui non si usa l'uovo, quindi farina, olio e un po' di sale. Questa è la ricetta. Quello che io ho fatto adesso, ho usato mezzo chilo di farina, un uovo, 5 cucchiai di yogurt greco che si trova anche in Italia. Importante, sicuramente si trova anche in Italia, importante che abbia il 5% di grasso lo Ok. yogurt che userete per fare questa ricetta. 5 cucchiai di olio, ho usato l'olio locale, olio extravergine di oliva, e un cucchiaino di sale. Sì, ho amalgamato, ho impastato all'inizio un po' più piano, ho amalgamato tutti gli ingredienti, dopo un po' più veloce finché riusciamo ad avere una pasta elastica. Quindi bisogna Ok. mescolarla ed aggiungere piano piano un pochettino di olio, diciamo un cucchiaio di olio in più, sì, per ottenere l'elasticità che serve. Ok. Dopo che ho ottenuto insomma, dopo che ho ottenuto il prodotto finale, diciamo così, si lascia riposare.
non in frigo, okay. Sì? Mm-hmm. Sul piano di lavoro. Io in questo caso ho usato una tavolozza di legno, quindi si lascia riposare per una ventina di minuti, quindi direi che a questo punto possiamo iniziare a farle. Vai, vai Anna, vai. Vi passo Antonio. Ok, Antonio, dai, fatti vedere adesso quello che prepara la nostra Anna. Vai, vai vicino, Antonio. Ok, chiedo scusa, i nostri mezzi oggi sono a livello elementare, oggi si fa tramite il cellulare, scusami. Ok, va bene, ok. Riprendi da vicino adesso, Anna, che così possiamo vedere come si lavora. Ok, ok, ok. Vuoi spiegare che facciamo delle biglie? Sì, sì, ti sentono, fai pure. Mi sentono? Sì, sì, tu. Okay. Sì. Faccio delle palline di media dimensione, sì? Cerchiamo di farle tutte uguali, però va bene, no, non è che è una cosa obbligatoria farle tutte uguali. Mm-hmm. Le stendiamo sulla... Le mettiamo per adesso sulla tavolozza di legno. Dopodiché, mentre l'olio si scalderà, l'olio deve essere bollente nel momento in cui le friggiamo. Quindi, mentre l'olio si scalderà, noi le stendiamo e saranno pronte per essere fritte. Ah, una cosa da aggiungere è che è meglio usare l'olio di semi di girasole, anche se noi abbiamo la produzione locale di olio extravergine di oliva, in questo caso è meglio usare quello di semi di girasole. Mm-hmm. Allora vorresti mettere l'olio? L'olio? Scaldare? L'olio lo metterò. Mm-hmm. Maria, dopo rimani lì perché dobbiamo un attimo parlare, va bene? Sì, però io poi tra un po' dovrei andare pure. Come? Tra un pochino dovrei andare anch'io, insomma. Parlaci un attimo, intanto che lei lavora, parlaci un attimo del tuo impegno, diciamo, di tutto quello che hai preparato come traduzioni, come adesso il progetto con i ragazzi, che è una cosa molto bella. Ma in questo, grazie, in questo progetto rientra anche questa traduzione della novella di ieri, perché farà parte di questo Niata, questi libricini così che si chiamano Niata, perché Niata vuol dire gioventù e perché appunto i traduttori sono giovani, sono tutti nostri laureati e sono bravi, però certo c'è anche bisogno un pochino di dirigerli in questo lavoro. È un lavoro molto, molto bello per me, molto, molto vitale, e serve anche a diffondere gli autori greci anche contemporanei, anche molto contemporanei, viventi e giovani anche come anche eri, tra gli italiani, perché stranamente in Italia la Grecia, che è così vicina, non è così tanto conosciuta per quanto riguarda la letteratura. Si conoscono i poeti più importanti, si conosce più tradotti, si conosce Cavafis, tutti quasi conoscono Cavafis, un pochino Seferis, abbastanza Rizzos, però gli altri sono degli sconosciuti un po'. Anche e quindi Elitis. Anche Elitis è conosciuto, certamente, perché ci sono anche tante traduzioni fatte dalla professoressa Minucci, per esempio, anche da altri. Però gli altri, insomma, tanti, tanti libri che meritano di essere letti non circolano tanto, ecco. Allora, questi volumetti sono anche molto economici, perché sono piccoli, costano 10 euro. Questo non guasta. Si possono anche acquistare i PDF volendo, quindi costano ancora meno i PDF. No, che la cosa più bella, che straordinaria, secondo me, sono questi giovani ragazzi che frequentano il tuo corso nell'Università di Palermo, giusto? Sì, Palermo è sempre stato un centro del neogreco, perché la prima cattedra di neogreco in Italia è stata fondata a Palermo in contemporanea con quella di Roma nel 1931, quindi è una cosa
giovane e vecchia insieme, cioè una tradizione quasi centenaria, però i ragazzi continuano a essere, ci sono sempre ragazzi giovani che si alternano. Ecco, il primo a fondare la cattedra è stato il professore Bruno Lavagnini nel 1931. Lui naturalmente non c'è più, però è come se ci fosse una linea diretta. E quanti anni tu sei lì alla cattedra? Allora, io ho cominciato a studiare il neogreco quando avevo 18 anni, poi mi sono laureata, ma non c'era la possibilità di lavorare all'università, quindi sono andata a insegnare greco antico a scuola. Greco antico e latino a scuola, e allora all'università, come professoressa ufficiale ci sono dal 2006. Però Ok, ma prima avevo una doppia vita. il greco moderno l'hai studiato da sola, sei una No, no, autodidatta. no, 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 l'università, il greco moderno l'ho studiato quando ero studentessa all'università. Quindi, penso Quando sì. avevo 18 anni, al primo anno di università, ho scelto subito il neogreco e me ne sono innamorata subito. Complice anche il mio professore, il professore Rotolo, che faceva delle lezioni meravigliose. E io, che avevo messo il neogreco quasi per caso, ho deciso che volevo occuparmi del neogreco, volevo proprio fare questa cosa. Ora sono molto contenta perché sono riuscita a fare tante traduzioni, ma anche a fare tradurre gli altri. Quindi questo è un po' faticoso a volte, però è una grande gioia. Ora, prima di Natale, usciranno Niata 5 e Niata 6. Il quinto è un romanzo ambientato al tempo della Shoah a Corfù di Vasilis Butos, ed è un romanzo, è anche un volume bello grosso, un bel romanzo molto avvincente. E l'altro è un'antologia di racconti di Napoleon Lapathiotis. Lapathiotis era un dandy, una specie di Oscar Wilde ateniese, ha scritto poesie, ma ha scritto dei racconti bellissimi. Bellissimo. Ed è un gruppo di sette ragazzi, tra cui anche una greca che si chiama Eretì Criconi, che fa qui il tirocinio. E loro hanno tradotto due racconti ciascuno, ed eccezionalmente ci sono anche due racconti tradotti da me, in questo, perché in genere Niata è solo per giovani, per giovanissimi, per giovani molto giovani. Però stavolta mi ospitano perché è un'antologia. È Ok, così. io settimana prossima, lunedì o martedì, farò un post con tutti questi libri che possono essere acquistati online. Sì, e poi ci sono invece gli Agapanti, che sono una collana più classica, perché ci sono Rizzos, Bretacos, Patricios, ci sarà Milionis, ora sta per uscire anche appunto Cristoforo Spilionis, poi Carcavizzas, quindi è più una collana di classici, ed è delle Torri del Vento, che è un editore palermitano. Anche qui molto, abbiamo traduttori di vaglia, perché c'è il professore Rotolo, c'è la professoressa Vera Cerenzia, e ci sono pure io che ho tradotto Rizzos. Ho fatto questa, tornando a Rizzos, questa edizione qui, perché questa era una raccolta inedita. Oh, sì. Una raccolta inedita è quella che ti ho mandato in manoscritto, e la raccolta è stata composta da te nel dicembre del 1985, però poi Rizzos l'ha trascritta nel 1986 a luglio a Samos, quindi c'entra con Samos. E questa è una bella storia, ve la racconto perché c'entra Eri, che è una persona molto generosa. Io avevo visto questi volumetti nell'archivio di Rizzos, che si trova al Museo Benachi, nell'archivio del Museo Benachi a Chifissia, nella casa di Pinelopi Delta, e mi sono innamorata di questa edizione, bellissima, bellissima, e chiedevo a Eri: ma nessuno l'ha pubblicata, ma perché? Lei mi ha detto: ma guarda, non è possibile, l'avranno pubblicata. Invece non l'aveva pubblicata nessuno. Allora, quando ho scoperto questa cosa, ho cominciato a dire: ah, ma che peccato, ti crima. E dice: allora, canto e sia il suo Arezzito Sopolì. E io non credevo alle mie orecchie. Mi ricordo che era il giorno, parlavamo al telefono, era il giorno di San Valentino, io ero per la strada a Palermo, mi sembrava di volare. È stato bellissimo. E questo è stato l'anno Il destino scorso. ti ha fatto un bellissimo regalo, secondo me, Sì, credo, sì, sì, perché sì, la sì. tua passione, il tuo amore per la Grecia è senza Sì, confini. è veramente una grande passione. Grande Anche amore, contagiosa, anche contagiosa, che l'hai credo. trasmesso ai ragazzi giovani.
Sì. E noi dobbiamo ringraziare te, come anche gli altri professori, come Zannetto e anche altri. Sì, io devo dire che per me è molto bello il fatto che attraverso di me collaborano il mio maestro e i miei allievi, perché il mio maestro, che è il professore Rotolo, Vincenzo Rotolo, è un grandissimo traduttore di poesia. Allora, quando i miei giovani traducono poesia, prima lo rivedo io e poi però vado a discuterne con lui e lui è sempre così. Magari a volte c'è una parola, perché per la traduzione è un problema, a volte ti manca una parola, ti può mancare per una settimana intera, ci pensi, ci pensi. Può essere che una mattina ti svegli e hai trovato la parola, può essere che invece semplicemente vai a parlare col professore Rotolo e dici cerco questa parola e lui te la dice subito. E questa è una cosa meravigliosa, perché loro a volte si sono anche incontrati in qualche occasione. Ora, da quando c'è la pandemia, l'ultima occasione pubblica di incontro è stata addirittura a gennaio del 2020 e poi mai più, non si sono più incontrati, perché da allora, diciamo, anche quando non ci sono i periodi di lockdown, bisogna stare attenti, bisogna evitare, soprattutto all'università, gli studenti per ora non possono entrare e quindi stiamo a casa e lavoriamo a casa. Molto bene, molto bene. Che non è una cosa facilissima, perché tradurre anche Richards non è una cosa facile, secondo Sì, non è una cosa facile, però me tomerachi con la Metomeraki, passione. no, sì, è amore, dopo va bene che tu Filologia. conosci molto bene la lingua greca, questa è la chiave, secondo me. Metomeraki che metti filologia, con l'amore, con la passione e con la filologia, con la lingua, sì. Ok, adesso che l'hai detto tu, la parola Meraki, dai, dimmi la parola in italiano, esiste? Non Eh esiste? no, non esiste. Meraki è come. Ci sono una serie di parole che è difficilissimo tradurre dal greco all'italiano. Meraki, Kaimos, Lachtara, sono delle parole insidiosissime, perché Meraki è qualcosa che ti piace, che ti prende, e anche Kaimos è una cosa che ti piace, che ti prende, che ami, però che ti fa anche soffrire. E Lachtara è una cosa che desideri molto, che è un anelito, ma anche lì c'è un'ansia. E in generale, secondo me, nel greco c'è sempre questa componente emotiva fortissima, cioè la lingua si nutre in una maniera incredibile delle parole, dello spirito, dell'uomo. Come dice appunto Vretakos, per la parola, quando dice la parola greca non è parola, è logos, deine lexis, ine logos. E logos è un'altra di queste parole intraducibili, perché logos è parola, è discorso, è senso, è ragionamento, è razione, è razio, cioè è il senso della vita. Quindi anche logos è una parola difficile. E poi ce ne sono tante altre. Ogni tanto se ne trova una è un rompicapo, perché a una parola ne corrispondono 5 o 6, e allora vai a cercare in italiano qual è quella giusta. È vero, è verissimo questo, è verissimo, è verissimo. È Oppure tutto anche vero. tradurre i composti è difficile, perché i greci fanno composti in un attimo e invece noi poi ci vuole un'intera frase. Allora, soprattutto nella poesia, se c'è un composto in un verso e poi lo devi sciogliere in una frase, ti prende due versi, c'è un effetto, diciamo, di squilibrio. Però Così. in questo periodo così, diciamo, come si può dire, difficile, secondo me la poesia è anche una terapia, no? Certo, E per me sì. i poeti greci in questo momento ci sono versi, ci sono poesie che ti prendono, no? Sì, sicuramente, ma anche per la prosa, per esempio questo lavoro qui che abbiamo fatto con gli studenti, questo è il libro del Ministero della Cultura
i racconti premiati, i racconti premiati dal 2010 al 2018, e quando me l'hanno proposto era appena iniziato il lockdown. Allora io ho detto ai ragazzi: coraggio, cerchiamo di trasformare questo anno negativo e di far sortire da un anno negativo una cosa positiva. E si sono messi tutti a tradurre. Certo, nessuno era contento di stare chiuso a casa, però avere questo impegno di dover tradurre, di volere fare questa cosa, ci ha tirato un po' su tutti quanti. E il libro è uscito poi a ottobre, quindi a maggio è uscito quello del ministero ufficialmente e a ottobre è uscito il nostro, e ora prepariamo anche quello di poesia. Meno male che non ci hanno chiuso di nuovo, così a gennaio uscirà anche il volume dedicato ai poeti premiati. Sicuramente, e abbiamo tanti progetti già pronti per il 2021, Maria. Sì, io devo anche ringraziare veramente Io Politismo, che ha avuto questa fiducia, insomma, che ci ha invitato a fare questa cosa, la dottoressa Sissi Papatanassiou. È stato veramente un sogno, un sogno per me, ma anche per i ragazzi, naturalmente. Molto bene. Ho fatto di lavorare in squadra. Antoni, hai capito i professori qua quanto amore trasmettono a questi ragazzi italiani per la Grecia? Hai sentito? Non ti sentiamo adesso. Pronto? No. Adesso? Vai. Antoni. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, sì, chiedo scuse. Per noi, dicevo, è un onore. È un onore. Brava Maria, fai vedere. Lasciatemi raccontare una piccola esperienza. Qualcosa che si ripeteva sempre quando io stavo in Italia. Come uno studente greco che vivevo in Italia. Per me il fatto che sono greco quasi mi pesava le spalle, però con un senso gradevole, cioè: ma tu sei greco? Intendendo, tu sei il portatore di questa cultura. Negli italiani, tramite la loro cultura, è passato proprio la riconoscenza a questo contributo della cultura greca a quella italiana, a quella europea. E loro lo esprimono nella maniera più commovente, se posso dire, più aperta, non è possibile, insomma. Quindi questi sforzi, queste iniziative sono veramente, per noi è un onore. È un onore, veramente. Anche per noi. Bravissima. Quando... Allora, vediamo, dimmi Maria, dimmi. Quando ero studentessa, ero ai primissimi anni di università, c'erano ancora molti studenti greci a Palermo, alcuni erano venuti a Epicundas al tempo della dittatura ed erano poi rimasti, alcuni erano venuti dopo perché c'era il numero chiuso, e noi li guardavamo come esseri mitici. Mi ricordo c'era un Manolis che era cretese, che si è laureato in lingue, noi dicevamo: è greco. Quello è greco, quella è greca, Afroditi, una ragazza che si chiama Afroditi, per noi è impensabile che una ragazza si chiami così. Allora era come vedere la dea che passeggiava in mezzo a noi, che ci scambiavamo gli appunti o ci prendevamo il caffè. Asinà, mamma mia, Sofoclis, Hermis, questi nomi mitici, e non solo i nomi naturalmente, è proprio: guarda, quello è greco, era bellissimo. Poi mi sono abituata, però me lo ricordo proprio quando ero ragazzina, che ci diceva: è greco, come se ci confidassimo un segreto. Nemeraghi, che cara. Nemeraghi. Se mi permette, Maria, posso un dettaglio a questa parola Meraghi? A me sì. Secondo me questa parola nasconde Eros. Sì. Grammaticalmente può darsi che non sia giusto, però si tratta dell'eros nascosto alle cose, alle attività, all'amore alle cose, quindi può darsi che sia connesso, dai.
Certo, quando dice me tomerachi tu a posperiti, è un verso di Gazzos in Amor Vos, me tomerachi tu a posperiti, questo merachi della sera, questo... Certo, c'è anche l'amore nelle cose che piacciono, nelle cose belle, nelle cose che ci piace fare. E Molto non bello, solo, grazie. Eros a livello spirituale, no? A livello. Sì, certo. Che ci Melachi ispira. come parola è molto diffusa in Grecia, c'è cioè una cosa. Sì, oh, cioè. Anna, niente, Adoni, dai la parola ad Anna che così ci spiega proprio perché Peccato che credo che non la sia possiamo pronto. mangiare. Come? Peccato che Come? noi non le possiamo mangiare le Ah, no, tigranites. non la possiamo Le mangiare. guardiamo. Dai, Anna, ci spiega. Allora, cosa hai fatto? Hai fatto il filo, giusto? Antonis? No, non si sente. Cambio di microfono. Ok. Sì. Devi venire un po' più Ok. vicino. Allora, ho fatto le palline, dopo le ho stese nel frattempo. Nel frattempo l'olio si stava scaldando. Ok. Ok. Dopo ho steso ogni pallina. Sì, ho steso ogni pallina. Ho aggiunto un po' di olio sulla tavolozza. È molto importante quando le stendi aggiungere un po' di olio sulla tavolozza per lavorarle meglio. Dopo? Dopo ho cominciato, un attimo solo, mi scusate. Dopo ho cominciato a friggerle una a una perché sono abbastanza grandi, quindi Ma una a una. il ripieno come l'hai fatto il ripieno? Con formaggio di Samos? No, 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 il formaggio si mette sopra. Adesso vi farò vedere. Se avete pazienza un attimino, vi farò vedere. Il formaggio si mette sopra e anche il miele si mette sopra, così vanno servite. Ok. Sì. Sogniamo di mangiarle. Sogniamo Guardiamo questo. bene, guardiamoci, concentriamo. Siamo pronti per fare la merenda, Maria. Virtualmente. Sì, memerachi. Memerachi. Andiamo Memerachi. quest'estate a Samos a trovare Eri e a fare i sentieri, Maria. Teletrasporto. Ci vorrebbe il Andiamo. teletrasporto adesso. Ci vorrebbe, sì, davvero. E Suma si può abbinare alle tiganites, quindi Yaharab. Εξαιρετικός συνδυασμός. εξαιρετικός, εξαιρετικός. Λοιπόν. Λοιπόν. Quindi qua, come vedete qua, faccio vedere Oh, da che... un po' più vicino. Adoni, dopo fai le foto, mi raccomando, Dopo fai le foto, ha eh? Wow. detto Eleni, dopo fai le foto. Quindi, come vedete da vicino, ho aggiunto, ho messo sopra il formaggio locale, si chiama Graviera Samos. Sì, è un Ok. formaggio che è maturato da 3 a 6 mesi, quindi non è un formaggio molto maturato. E viene Ascoltami, prodotto. Anna, Mi, dimmi, dimmi, dimmi. dimmi ancora perché noi siamo rimasti che hai fatto le palline. Dopo spiegaci un attimo così lo capiscono meglio. Dopo che ho fatto le palline, mentre l'olio si stava scaldando, le ho stese sulla Listen. tavolozza. Sì? Ok. Ho usato il mattarello, ho usato il mattarello e le ho stese una a una. Sì? Ho fatto un piccolo buchino in mezzo col dito. Ok. E E dopo, dopo? quando erano tutte pronte, erano tutte stese col mattarello, ho cominciato a friggerle una a una. Sì? Benissimo, benissimo. Se noi non abbiamo il formaggio di Samos in Italia, cosa possiamo Se mettere voi non sopra? avete il formaggio di Samos, un grande e gustosissimo abbinamento è il pecorino. Ah, il pecorino, Il ok. pecorino è anche un'altra cosa che ho mangiato in Italia e mi è piaciuto tantissimo. Il formaggio si chiama di grande seppia, di gran seppia, è buonissimo, è buonissimo e si troverà, sì. Con il Quindi sì, però pecorino va vabbè, bene. col pecorino penso che, sì. Va Non penso, bene. sono sicura che sarà Ok. un O se no con abbinamento il giusto. miele. O se no con il miele, O giusto? se no con il miele, sì, userò il miele di Fotò Di in questo foto. caso. Ok.
Sì. Userò il miele di Fotò, sì. Il miele che abbiamo qua è un miele abbastanza aromatizzato, sì. Anna, Quindi. ti porti vicino alla telecamera, alla telecamera il piatto, che così lo vediamo. Dopo fate delle belle foto e ci mandate, così io li Faremo, posso. sì. Adesso condisco anche col miele, vi faccio vedere anche tiganites col miele. Un attimo solo. Spengo. Così domani, Maria, capito? Io li preparo. Certo. Siamo pronti. Siamo pronti. Maria, vuoi aggiungere qualcosa? No, mi dispiace che non ci sia il teletrasporto. Maria, Vorrei essere a Samos con era Tiganites. interessantissimo tutto quello che ci ha raccontato. Vediamo adesso le prossime settimane. Adesso ci sarà una prossima puntata settimana prossima. E dopo credo che chiudiamo questo cerchio di rette, e si riprende dopo da gennaio, con tantissime, speriamo, bellissime, interessantissime cose sulla Grecia. Sarà anche Maria sempre con noi, sempre attiva. A gennaio speriamo di avere il secondo volume del Ministero, quello di poesia. Ma No, speriamo dopo che possiamo anche andare in Grecia, non lo so, certo, dobbiamo. io vorrei proprio andarci a gennaio. A Niente, gennaio. buono. Buonissimo, Anna, complimenti. Anna, Chiudiamo gli occhi complimenti. e stiamo viaggiando anche Grazie, noi. Cagliari. Antoni, fai una foto con Anna e il piatto, capito? Sì, Non solo molto lei. carino. Prima aver mangiato, dopo, se vuoi. Prima aver mangiato, dopo. Vi faremo prima di aver Prima. mangiato. Sì. Come voi, Grazie Anna, grazie mille, sei stata a brava. voi, grazie a voi, Zita grazie a voi. Grazie Iada. Viva la mille. Grecia. Antoni, grazie, grazie mille, come sempre sei unico. Grazie, no, grazie a voi per essere ospite al tuo canale. Noi vogliamo ripetere l'invito, indipendentemente dal periodo, l'epoca, noi siamo sempre qua. Vabbè, d'inverno forse la vita in Samos è un po' meno esotica, vita Grazie isolana d'inverno, però è lo stesso bella, lo stesso interessante. In più, sento così, cioè, è un posto spopolato, no? Certo. D'inverno esistono meno, decisamente meno pericoli su Covid. Mentre nel resto della Grecia ci sono dei casi. In Samos tuttora abbiamo pochissimo, no? Come casi. Ripeto, siete sempre ospiti col cuore, vi aspettiamo, no? Grazie Grazie. Antoni, grazie Sì, Antoni. grazie a voi ragazzi. Grazie mille, Grazie. Buonanotte. forza Samos, forza alle persone, sempre sorridenti, sempre umani, sempre aperti. Grazie mille. Maria, grazie Grazie a mille. voi. Ci sentiamo presto. Grazie. Grazie Anna, Ciao, grazie, ciao, grazie Antonio, ciao, grazie a tutti. Ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao.